Cari amici di Pesca TV, oggi prepariamo una nuova uscita per una nuova puntata che stiamo preparando. I tonni sono ovviamente molto presenti nel nostro mare e tutti noi lo stiamo constatando ormai da mesi. Essendo che la tecnica del drifting è abbastanza impegnativa, poiché si pesca con tante canne, bisogna portarsi dietro diverse casse di sardina, ancorarsi, percorrere molti miglia, oggi vogliamo vedere se cercando di effettuare una strategia un po' più light riusciamo ad insidiare questo pesce. Andremo su un fondale accanto alla costa, 30, 40, 50 metri, dove generalmente sono presenti le acciughe, le sardine. Inizieremo a pasturare con una strisciata di pezzi di sardine e caleremo una canna sola. Attenzione però, perché noi la caleremo solo quando il tonno lo vedremo sotto la barca in frenesia. Questo perché? Perché lui si deve abituare a mangiare la nostra pastura senza insospettirsi di nulla, senza vedere altre lenze, senza vedere un'esca che magari a lui non gli piace, e solo quando lui sarà completamente in frenesia alimentare caleremo la nostra canna. Ovviamente la pesca diventa molto più leggera del tradizionale drifting, perché si pesca con una canna sola, si pastura, non ci si ancora, si riescono anche a cambiare posti molto velocemente, e se vediamo che proprio la giornata non è delle migliori possiamo facilmente cambiare tecnica e andare a volentino, a light drifting, poiché ci troviamo veramente a poche centinaia di metri dalla costa. Iniziamo la pasturazione e vediamo se la giornata riuscirà in maniera positiva. Siamo in una profondità intorno ai 50 metri, abbiamo trovato con l'ecoscandaglio un banco di acciughe, ci siamo fermati in scarroccio e abbiamo iniziato a pasturare da una decina di minuti. Sono subito arrivati un po' di tonni sotto la barca e la strategia in questo momento è cercare di fare andarli in frenesia alimentare senza calare ancora le nostre canne. Dopodiché, quando vediamo che c'è molta attività qua sotto la barca, come direi quasi in questo momento, filiamo una nostra lenza a mano e cerchiamo di afferrarlo mentre lo stiamo calando. Abbiamo montato un amo abbastanza leggero per far andare giù l'innesco in corrente in maniera molto naturale e vediamo se riusciamo a farlo boccare subito. Questa è una tecnica che, fatta con una canna in scarroccio, ci permette di cambiare zone molto velocemente e di conseguenza ci godiamo totalmente la boccata, perché ci sarà anche la boccata in diretta e di conseguenza riusciremo anche a goderci il momento dello strike. L'innesco messo per la pancia, semplicissimo, senza filo elastico, se il tonno è in frenesia lo deve mangiare immediatamente. Iniziamo a calarlo. Importante farlo andare giù in maniera molto molto naturale, in modo e maniera che si deve confondere nella nostra pastura. Eccolo, eccolo qua. Avete visto, ragazzi, come è veloce farlo abboccare? È stata una strategia sicuramente vincente. Non ci siamo ancorati, quindi è una pesca molto veloce, bastano 10 minuti. Li portiamo sotto la barca, li facciamo andare in frenesia e caliamo una canna sola. Attendiamo a calarla solo quando vediamo che sotto la barca i tonni sono in frenesia. Quindi che li vediamo andare, dobbiamo vederli andare su e giù molto in maniera repentina sull'ecoscandaglio. Li
Ovviamente l'imbarcazione così piccola ci facilita molto nel combattimento, perché in questo momento per esempio lui sta andando a prua leggermente a sinistra ed è la stessa barca che si muove. Basta fare leggermente un po' forza qua nell'angolo e non abbiamo bisogno di mettere il motore acceso o andare avanti con la marcia per cercare di gestirlo. Oggi abbiamo preferito montare un'attrezzatura abbastanza light, perché abbiamo visto i giorni scorsi che comunque erano tonni di branco intorno ai 30, 40, 50 kg. Di conseguenza abbiamo preferito utilizzare un'attrezzatura un po' più divertente e sportiva per goderci il momento. Sull'ecoscandaglio si vede chiaramente, ora lo facciamo venire su abbastanza velocemente, facendolo arrivare abbastanza vivo in superficie, in modo da poterlo rilasciare quando è ancora bello vivo, ricordandoci che il tonno ovviamente è un pesce pelagico che ha bisogno di muoversi quando respira. Di conseguenza, se noi lo tiriamo su e lo rilasciamo quando è molto stanco, se non ha le forze per nuotare, far entrare l'acqua dentro la bocca per respirare, purtroppo potrebbe andare a morire. È importante quindi tenerlo sempre bello vivo e portarlo a rilascio quando è ancora bello energico. Si inizia a vedere, è a 8 metri. Vedete che in questo momento qua, mettendo marcia avanti, lui si sta ossigenando. Nello stesso tempo lo riusciamo ora anche a prendere abbastanza comodamente con un bocca grip, lo liberiamo e lo facciamo andare. Ciao bello, torna quando sei molto più grande. Eccolo là. E anche oggi è andato. We'll be right back.